Salve ragazzi e benvenuti finalmente all'ultimo episodio di Tekken. Dopo il controllo che ho fatto, l'unica che rimane da fare è Cristy Monteiro, quindi via! Eddie Bordeaux learned capoeira from the master during his imprisonment. This master had a granddaughter named Cristy. While in prison, Eddie swore an oath to him that he would pass on the art of capoeira to Cristy. Shortly after returning from the King of Iron Fist Tournament 3, Eddie took Cristy under his wing and taught her the art of capoeira, just as he promised. She became an impressive fighter after 2 years of training. But Eddie left abruptly soon thereafter. Those responsible for my father's death passed away. His words were all that was left behind for Cristy. Troubled by his sudden and mysterious disappearance, Cristy pursued Eddie. The only lead. Bene, concludiamo, va. Go easy on me. Come on. Poi con lei direi che si chiude in bellezza. Sbaglio, qua in Tekken 4 si dovrebbe anche essere la skin alternativa appunto con Eddie, ma sempre Cristy, ma non so se era poi nel 5, ma non lo farò lo stesso. Vai così. Calcio la Sami Zayn. Vieni qua. Certo che potevo prima controllare, non un episodio ma fuori di registrazione, così almeno non dicevo raramente l'ultimo episodio che era quello lì, e vedete che è con Cristy, e vabbè, non importa più di tanto. Vabbè, almeno fare le serie così mi dà una scusa per rigiocare questi titoli con più, come dire, più convinzione, ecco. Anche più voglia. Ah, cavolo, mi prendo. Hey,
con Clissi sto finendo il tempo record, devo dire. Uno da 5 minuti e già al punto round. Vai, spacchiamo le statue, sì! Mi sa tanto che con Cristi in questa serie è l'unico personaggio che ho fatto più perfect, credo. È fatto, chi è? Forse se l'ho immaginato. Ok raga, questa serie di Tekken 4 giunge al termine. Grazie per aver visto tutti questi bei combattimenti e ci vediamo alla prossima. Continuate a seguirmi, a mettere like e commentare. Bella.